È stata una serata d'eccezione per un evento all'insegna della bellezza. Si tratta dell'appuntamento annuale svoltosi sabato scorso presso l'Alexander Museum di Pesaro, in cui la cultura, l'arte e l'eleganza sono state racchiuse in un incontro unico, il Premio Raffaello. Giunto alla sua 15ª edizione, alla presenza di un'affollata sala degli specchi, il padrone di casa, il Conte Pinoli, ha aperto la cerimonia dedicata alla premiazione di due grandi personalità che hanno fatto conoscere l'Italia all'estero. Mario Botta e Giuliano Vangi. Ho sempre premiato non tanto artisti quanto persone che aiutano gli artisti o l'arte o comunque sono dei precursori nell'arte contemporanea. Ho sempre premiato grandissimi nomi come Pupi Avati, come Tonino Guerra, come tanti altri. Questa sera premio due grandi artisti. Uno è un grande archistar, uno tra i più grandi architetti del mondo, e va premiato perché è un precursore veramente nell'architettura. E poi Giuliano Vangi, che è un grande scultore, oltre che un grande disegnatore, conosciuto in tutto il mondo, c'ha un museo da vivo in Giappone, e faranno presto un museo anche a Pesaro suo e uno a Fano. E a Pesaro abbiamo nella piazzetta Vaccai, Toschi Mosca, una serie di sculture sue, una più bella dell'altra, e un'altra grande scultura è nel piazzale ex delle Corriere. Quindi due grandi artisti che fanno onore all'arte contemporanea. Scultore contemporaneo, Vangi, classe 1931, autore di grandi opere in tutto il mondo, incluso Fano, in cui nel 2019 è stata inaugurata la Concordia, fontana di Piazza Amiani, non ha mai dimenticato la sua città di residenza. Giuliano Vangi, lei è un grande scultore, conosciuto in tutto il mondo. Fra l'altro a Pesaro le è stato dedicato un docufilm di recente e a Fano le sarà intitolato un museo. Il film è stato fatto da Emerson con la sua compagna, un film abbastanza bello che è stato proiettato qui a Pesaro allo Sperimentale, e a Fano faranno un museo dal Palazzo Bracci Pagani, verrà un museo per me. Io sono molto felice perché Fano è una bella città, e però me ne faranno uno anche a Pesaro, troppi musei, ora c'ho Palazzo Mosca, dove so già nella piazzetta una scultura che siamo stati a visionarlo con l'architetto Mario Botta, che farà un intervento architettonico per l'allestimento del museo. Un percorso lavorativo altrettanto importante è quello di Mario Botta, il guru dell'architettura, legato da un'amicizia ventennale con lo scultore Vangi, che con la sua grande modestia ha apprezzato il riconoscimento conferitogli, chiudendo con un suggerimento: curate bene la vostra Pesaro e la vostra Fano. È uno dei premi che più, come dire, mi sembra di dover condividere, che anche ho apprezzato nella cortesia e nell'umiltà e nella misura in cui è stato fatto.